Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste domeniche la liturgia propone alcune parabole evangeliche, cioè brevi narrazioni che Gesù utilizzava per annunciare alle folle il regno dei cieli. Tra quelle presenti nel Vangelo d'oggi, ce n'è una piuttosto complessa, che non si capisce dall'inizio, di cui Gesù fornisce ai discepoli la spiegazione. È quella del buon grano e della zizzania, che affronta il problema del male nel mondo e mette in risalto la pazienza di Dio. La scena si svolge in un campo dove il padrone semina il grano, ma una notte arriva il nemico e semina la zizzania, termine che in ebraico deriva dalla stessa radice del nome Satana e richiama il concetto di divisione. Tutti sappiamo che il demonio è un zizzaniatore. Sempre cerca di dividere le persone, le famiglie, le nazioni e i popoli. I servitori vorrebbero subito strappare l'erba cattiva, ma il padrone lo impedisce con questa motivazione, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Perché sappiamo tutti che la zizzania, quando cresce, assomiglia tanto al grano buono che c'è il pericolo di confondere tra loro. L'insegnamento della parabola è duplice. Anzitutto dice che il male che è nel mondo non proviene da Dio, ma dal suo nemico, il maligno. È curioso, questo va di notte a seminare la zizzania, nel buio, nella confusione, dove non c'è la luce, va lui e semina la zizzania. Questo nemico è astuto, ha seminato il male in mezzo al bene, così che è impossibile a noi uomini separarli nettamente. Ma alla fine Dio potrà farlo. Lui si prende il tempo. E qui veniamo al secondo tema, la contrapposizione tra l'impazienza dei servi e la paziente attesa del proprietario del campo, che rappresenta Dio. Noi a volte abbiamo una gran fretta di giudicare, classificare, mettere di qua i buoni, di là i cattivi. Ma ricordatevi la preghiera di quell'uomo superbo: ti ringrazio Dio perché io sono buono e non sono come quell'altro che è un cattivo. Ricordatevi quello. Dio invece sa aspettare. Egli guarda nel campo della vita di ogni persona con pazienza e misericordia. Vede molto meglio di noi la sporcizia e il male, ma vede anche i germi del bene e attende con fiducia che maturino. Dio è paziente, sa aspettare. Che bello è questo! Il nostro Dio è un Padre paziente che sempre ci aspetta e ci aspetta col cuore in mano per accoglierci, per perdonarci. Sempre ci perdona se andiamo da Lui. L'atteggiamento del padrone è quello della speranza fondata sulla certezza che il male non ha nella prima nell'ultima parola.
E c'è di più. Grazie a questa paziente speranza di Dio, la stessa cizania, cioè il cuore cattivo con tanti peccati, alla fine può diventare buon grano. Ma attenzione, la pazienza evangelica non è indifferenza al male. Non si può fare confusione tra bene e male. Di fronte alla cizania presente nel mondo, il discepolo del Signore è chiamato a imitare la pazienza di Dio, alimentare la speranza con il sostegno di una incrollabile fiducia nella vittoria finale del bene, cioè di Dio. Alla fine, infatti, il male sarà tolto ed eliminato. Al tempo della mietitura, cioè del giudizio, i mietitori eseguiranno l'ordine del padrone, separando la cizania per bruciarla. In quel giorno della mietitura finale, il giudice sarà Gesù, colui che ha seminato il buon grano nel mondo e che è diventato lui stesso chicco di grano. È morto ed è risorto. Alla fine saremo tutti giudicati con lo stesso metro. Quale? Con che metro saremo giudicati? Con lo stesso metro con cui abbiamo giudicato. La misericordia che avremo usato verso gli altri sarà usata anche con noi. Chiediamo alla Madonna, nostra Madre, di aiutarci a crescere nella pazienza, nella speranza e nella misericordia con tutti i fratelli. Sit nomen Domini benedictum. Et sic nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ho appreso con preoccupazione le notizie che giungono delle comunità cristiane a Mosul, Iraq e in altre parti del Medio Oriente, dove esse, sin dall'inizio del cristianesimo, hanno vissuto con i loro concittadini offrendo un significativo contributo al bene della società. Oggi sono perseguitati. I nostri fratelli sono perseguitati. Sono cacciati via. Devono lasciare le sue case senza avere la possibilità di portare niente. Assicuro a queste famiglie e a queste persone la mia vicinanza e la mia costante preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, tanto perseguitati, io so quanto soffrite, io so che siete spogliati da tutto. Sono con voi nella fede in colui che ha vinto il male. E a voi qui in piazza e a tutti che ci seguono per la televisione, invito a ricordare nella preghiera
vi esorto a perseverare nella preghiera per le situazioni e tensioni di conflitto che persistono in diverse zone del mondo, specialmente in Medio Oriente e in Ucraina. Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La violenza non si vince con la violenza. La violenza si vince con la pace. Preghiamo in silenzio, chiedendo la pace, tutti in silenzio. Maria, Regina della Pace, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi pellegrini provenienti dall'Italia e da altri paesi. Saluto il coro della diocesi di Killala, d'Irlanda. Le suore benedettine della Divina Provvidenza e le suore della Carità di Santa Giovanna Antida. I fedeli di Pescara e Villanova in Padova. I giovani di Messina. E i bambini ospiti del soggiorno estivo di Tivoli. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E a tutti auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.